spiegate chi siete. Buonasera, io sono Nicola, sono uno dei tre organizer del Meetup 14 di Bologna. Adesso in due parole proviamo di spiegarvi chi siamo e cosa facciamo. Passo la parola al mio amico. Ciao ragazzi, sono Alessandro, sono nel Meetup da 3 anni circa, siamo adesso 1.430 persone, abbiamo uno spazio web, un blog dove scriviamo, dove ognuno di voi può scrivere, può dire quello che pensa, può incontrare altre persone. Fa vedere come fare, andate come su homepage. Dal sito di Beppe Grillo, cliccate su Bologna 1. Ecco, lì sono tutte le città dove sono i Meetup. Andate su Bologna, cliccate lì e viene fuori il programma di quello che stanno facendo. Esattamente. Danno gli appuntamenti nella via. C'è un home page dove, ecco, qui vediamo cosa noi scriviamo in questo momento. Parliamo di mafia, parliamo di energia, parliamo di legalità, facciamo dei video, li mettiamo lì sopra. A sinistra avete il calendario dove potete vedere dove ci incontriamo, perché ci incontriamo. Potete iscrivervi, non costa nulla, non costa nulla. Io adesso ti ho toccato nelle parti basse, ho fiducia in te, non costa nulla. Cioè, ogni tanto questi ragazzi qui che fanno nel loro tempo libero, avete portato dei filmati, delle cose? Sì, abbiamo portato 4 filmati, facciamo vedere qualcuno. Allora, che cosa vorresti far vedere? Su che argomento? Dai. La casa. Allora, qui è successo un guaio da qualche anno, si parla delle case, dei comuni attribuite invece che a persone che ne avevano bisogno, a persone che invece potevano anche farne a meno. Vi spiegheranno un po' i ragazzi, sono andati a fondo della cosa, vai. Dai ragazzi, veloci, dai. In Italia oggi esiste un commissariato anticorruzione che combatte gli illeciti amministrativi, la corruzione e il clientelismo. Ma andiamo a vedere cosa è successo nelle assegnazioni delle case agli enti locali senza il permesso degli stessi enti. Cioè, per indagare su un politico locale bisogna chiedergli il permesso. E il cerchio si chiude. Solo aggiungere una cosa, il video spiega benissimo la questione. Noi abbiamo fatto questa inchiesta, volevamo riparlare del fatto prima che andasse in prescrizione e ci hanno strappato i volantini da tutti i negozi di Bologna, il video l'hanno sospeso da YouTube e alcune persone sono state anche minacciate telefonicamente. Ora io non aggiungo altro, voi fatevi un'idea, noi abbiamo le carte, sul nostro sito trovate tutto, i link anche alla Casa della Legalità che ci ha aiutato e bisogna informarsi perché non abbiamo idea di quello che accade in questa città. Grazie per quello che fate. Ora, ecco, loro spaziano un po' da tutto, dall'informazione. Ora, supponete una cosa, avete le elezioni amministrative il prossimo anno, cosa fate? Tornate con Guazzaloca, la destra, la sinistra, basta, avete capito? Allora, è importante fare una cosa, decidere una volta tanto di far entrare uno di questi ragazzi nel comune, perché ne basta uno con un PC e una web che dia quella trasparenza tra il comune e i cittadini, che quelli lì sono finiti, non si può più mistificare o essere disonesti quando la rete ti controlla. La rete sono i cittadini, non dei comitati di sicurezza o di garanzia, sono i cittadini che controllano gli altri cittadini. Se uno di questi diventa sindaco e ha l'obbligo di mettere in rete qualsiasi cosa, voi potete controllarlo tutti i giorni dove vanno a finire i soldi. Lui non può dare appalti ai suoi amici o concessionari a cosa sua sorella, perché verrebbe sputtanato in 24 ore. La rete predilige l'onestà. È difficile, molto difficile essere disonesti in rete quando i tuoi cittadini ti controllano. Punto! Ora, questo ragazzo che sta per parlare ha 16 anni. Allora, vogliamo andare avanti con quelli di 90, con la prostata a pezzi? O vogliamo veramente parlare di futuro? Il futuro ce l'avete davanti, cazzo! Bisogna anche capire e riconoscerlo ogni tanto, il futuro. Va bene anche voi che siete ormai di noi, che siamo anziani, che ormai non moriamo più, cazzo, bisogna anche morire, lasciare un po' di spazio, cazzo. No, non voi. Non voi, no, non mi guardi così. Quelli non muoiono più, c'hanno 90 anni, cazzo. Sono le trapensioni, cazzo, trapensioni. E i ragazzi non c'hanno, vi devono far fuori, per forza. Questa è brutta. Vai avanti. Io mi chiamo Riccardo, sono del Meetup di Bologna e volevo parlare appunto di ERA che gestisce i rifiuti.
rifiuti a Bologna e tra cui anche 7 inceneritori per tutte le province che gestisce. È una SPA quotata in borsa, quindi riceve queste sovvenzioni anche dallo Stato per bruciare i nostri rifiuti ed è in pratica contro anche la raccolta differenziata, la vera raccolta differenziata, che è la raccolta porta a porta dei rifiuti, non la raccolta differenziata a cassonetti come abbiamo a Bologna. Abbiamo questi cassonetti gialli dove ci va dentro tutti i rifiuti secchi. Noi siamo andati a visitare l'impianto che li tratta, che è a Mordano ed è gestito da ERA, e questo impianto qua riesce a recuperare il 45%, ma quando va bene, quindi anche il 30-40% in media, di rifiuti che provengono da questi cassonetti, quindi solo il 30% viene effettivamente mandato al riciclo, il resto va in discarica. Perciò questo è un caso di paese conflitto di interessi, ma d'altronde siamo in Italia, quindi non, certo, non mi stupisco. Grazie. Ecco. Allora, questi ragazzi con una web hanno seguito un cane. Allora, abbiate pazienza, ma una l'era è partita come una municipalizzata. Municipalizzata ricorda la parola al tuo municipio, una cosa buona, ma non potete far gestire i rifiuti, l'acqua e l'energia alla stessa società. Il cassonetto, la raccolta differenziata attraverso il cassonetto, è una presa per il culo. Ve lo dico, loro cercano di farvi fare una differenziata sino al 50% da mettere nei cassonetti, perché quella differenziata lì la dovrebbero fare loro per controllare le temperature degli inceneritori, ve la fanno fare a voi. Non è quello su cui bisogna partire, bisogna partire come in California, bisogna partire come San Francisco. Si chiama rifiuti zero. Primo, non fare i rifiuti da domani mattina, è una guerra, è una guerra. I cittadini con l'elmetto, siete voi che dovete fare la politica. Quello che comprate è un atto politico, quello che non comprate è un atto politico. Domani mattina si può fare zero rifiuti. Come? Zero rifiuti, togli gli imballaggi, primo, secondo, terzo imballaggio.